Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Parere favorevole all'unanimità della terza commissione sul testo unico in materia di sanità e servizi sociali. Vediamo. La terza commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità sul testo unico in materia di sanità e servizi sociali. Il documento, composto da 410 articoli, riunisce tutte le normative inerenti le materie trattate, come richiesto dalla legge 8 sulla semplificazione. Sono state abrogate 9 leggi regionali, eliminate formulazioni superate perché ancorate a leggi precedentemente in vigore e rivista in modo significativo la contabilità, fino a oggi regolata dalla vecchia legge 51 del 1995, che prevedeva ancora le lire, mentre la normativa contrattuale, quella sugli appalti, resta disciplinata a livello nazionale. Si tratta di un consolidamento di norme già esistenti, senza interventi di carattere innovativo. Un ottimo lavoro, ha commentato il presidente della terza commissione, Massimo Buconi. È stato ottenuto un testo unico da più di 100 leggi regionali intervenute a normare la sanità negli ultimi 40 anni. Ciò consentirà di definire meglio le procedure riguardanti l'assistenza sanitaria e l'organizzazione del servizio regionale. L'atto andrà ora in aula per l'approvazione definitiva. Quasi completato il lavoro della Commissione Statuto, impegnata nella discussione e approvazione della proposta di legge elettorale regionale. I consiglieri di centrodestra e il consigliere Goracci del gruppo misto non partecipano ai lavori. Il servizio, Tiziano Bertini. Giunto ormai quasi alla conclusione, il lavoro di discussione e approvazione della proposta di legge elettorale regionale della Commissione Speciale per le Riforme Statutarie, alla quale partecipano soltanto i consiglieri di maggioranza Smacchi del Partito Democratico, Stufara di Rifondazione Comunista, Brutti dell'IdV e Buconi del Partito Socialista. I consiglieri di opposizione hanno abbandonato i lavori dell'organismo per protesta, per quella che ritengono una preclusiva chiusura della maggioranza ad ogni loro proposta. Gli emendamenti finora approvati riguardano modifiche alla legge elettorale vigente in ordine a riconferma del turno unico, scelta del collegio unico regionale, adeguamenti tecnici, criteri di ripartizione dei seggi e del premio di maggioranza. Questi due ultimi aspetti rappresentano il cuore della nuova legge elettorale. La Commissione ha approvato a maggioranza gli emendamenti Smacchi, che prevedono l'utilizzo del proporzionale corretto, metodo Hagenbach-Bischoff, per il riparto dei seggi, che per la coalizione vincitrice sarà compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 13 seggi, con la garanzia minima di 7 seggi per le liste o coalizioni perdenti. E per quanto riguarda il premio di maggioranza, si stabilisce che alla lista che ottiene il risultato più alto della coalizione vincente siano assegnati, in base al risultato raggiunto, fino a un massimo di 10 seggi. Gli aggiuntivi, 2 o 3, sono messi a disposizione delle altre liste della coalizione, a condizione che conseguano un risultato elettorale che superi la soglia minima fissata al 2,5% sul totale dei voti validi espressi. Sempre in tema di criteri di riparto dei seggi e premio di maggioranza, la Commissione ha bocciato gli emendamenti di Stufara di Rifondazione Comunista, che prevedeva un proporzionale puro, e Brutti dell'IdV, il quale indicava una soglia minima del 40% per avere diritto al premio. Al di sotto di tale soglia il criterio di riparto diventava strettamente proporzionale. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha designato i 3 consiglieri regionali che andranno a integrare le Camere riunite in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'Aula di Palazzo Cesaroni, con voto segreto limitato a una preferenza, ha indicato quali grandi elettori in rappresentanza della Regione Umbria. Andrea Lignani Marchesani, gruppo Fratelli d'Italia, con 12 voti. Eros Brega e Catiuscia Marini per il Partito Democratico, votati con 9 e 8 preferenze. In terza commissione, audizione delle associazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario.
Soddisfazione da parte dei rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei sindacati che si occupano di trasporto sanitario per la sentenza della Corte di Giustizia europea che ha riconosciuto agli enti no profit la possibilità di svolgere trasporto sanitario di urgenza e di emergenza con affidamento diretto, senza gara d'appalto. Una sentenza che, è stato detto, riconosce la qualità del servizio svolto da chi opera da molti anni sul territorio e ne garantisce la continuità, oltre che vantaggiose condizioni economiche. Il presidente della Commissione, Massimo Buconi, ha sottolineato che c'è un interesse pubblico a non trascurare le ricchezze di una simile rete di sussidiarietà e a non vincolarsi solamente al mercato. Nell'audizione sono intervenuti rappresentanti di Croce Rossa, Croce Bianca, Foligno, Opera Pia Pubblica Assistenza Terni, Stella d'Italia, ANPES e CGIL. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha deciso di rinviare all'esame della terza commissione consiliare la proposta di legge dei consiglieri Rossi, Nevi, Modena, Valentino del gruppo Forza Italia, Monni e Mantovani, gruppo misto Nuovo Centrodestra, De Sio e Lignani Marchesani dei Fratelli d'Italia. È una proposta di legge che concerne l'istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga. La prima firmataria dell'atto, Maria Rossi, ha spiegato che si tratta di uno strumento promozionale per sensibilizzare il mondo giovanile sui rischi che comporta l'assunzione di sostanze stupefacenti, un'occasione annuale di riflessione collettiva da fare con scuole e istituzioni nella regione italiana, ha detto Rossi, dove il fenomeno tossicodipendenze è particolarmente evidente. Illustrati in seconda commissione i contenuti del progetto Garanzia Giovani della Regione Umbria. Equivalgono a 65 milioni di euro le risorse in dotazione del piano annuale regionale per lo sviluppo e l'occupazione e sono indirizzate verso interventi per l'innovazione e per le politiche attive del lavoro. Risorse legate sostanzialmente ai fondi della programmazione europea. Lo ha detto in seconda commissione Luigi Rossetti, coordinatore dell'area imprese e lavoro della Regione Umbria, invitato dal presidente Chiacchieroni per illustrare il documento in questione, ma anche per relazionare, su richiesta in questo caso del consigliere regionale Oliviero Dottorini dell'IDV, circa il programma Garanzia Giovani. E Rossetti ha fatto sapere che il programma dispone di oltre 22 milioni di euro e che le voci più importanti riguardano 2 milioni destinati all'indennizzo e al sostegno per i centri per l'impiego, 8 milioni per la formazione, 4 milioni di euro per i tirocini formativi, 1 milione 800 mila euro per il servizio civile e 3 milioni 700 mila euro quali bonus per le assunzioni. Si tratta, ha precisato Rossetti, di misure in corso di attivazione. L'Umbria, per quanto attiene al programma Garanzia Giovani, conta ad oggi su 12.000 adesioni, collocandosi sopra la media nazionale. In generale, per quanto riguarda lo sviluppo economico dell'Umbria, Rossetti ha rimarcato l'importanza di promuovere in primo luogo il riposizionamento del sistema produttivo regionale verso una più avanzata capacità innovativa e di internazionalizzazione, ma anche sostenere la propensione all'investimento delle imprese e a mitigare gli effetti negativi della crisi sulle fasce più deboli. Analisi preventiva archeologica sui siti interessati da lavori pubblici. Procedure negoziate per affidamento dei lavori pubblici fino a 1 milione di euro. Queste sono le modifiche alla legge 3 del 2010, disciplina regionale dei lavori pubblici, proposte dalla Giunta e approvate all'unanimità dalla seconda commissione. Si è tenuto a Palazzo Cesaroni il convegno L'evoluzione della corruzione, da Mani Pulite ad oggi. Che cosa è cambiato? Relatori, tre magistrati, Piercamillo Davigo, Fausto Cardella, Salvatore Sfrecola. Di fronte a studenti e insegnanti di alcuni istituti scolastici dell'Umbria, i magistrati Piercamillo Davigo, Fausto Cardella e Salvatore Sfrecola hanno parlato della piaga della corruzione che, come è emerso nel corso del convegno tenutosi a Palazzo Cesaroni nell'ambito della campagna di educazione alla cittadinanza, ha raggiunto livelli elevatissimi. Dopo Tangentopoli, ha detto Davigo agli studenti, sono scomparsi 5 partiti, ma il problema si è acuito. Nonostante i nostri sforzi, abbiamo involontariamente migliorato la specie, creato ceppi resistenti agli antibiotici.
L'intervento giudiziario da solo non basta, le pene sono basse, frutto di scelte politiche che avvantaggiano soggetti abituati a valutare costi e benefici, che quando vengono presi se la cavano nel 98% dei casi con meno di 2 anni di reclusione, quindi in galera non ci va nessuno e sopra i 3 anni c'è sempre l'indulto. Questo per una serie di ragioni molto complesse, la principale delle quali è che non si è fatto mai nulla seriamente per prevenire e reprimere questo fenomeno, al di là dell'intervento giudiziario, che però da solo ovviamente non basta. Quindi da Mani Pulite ad oggi non è cambiato niente? No, è cambiato molto, in peggio. Agli studenti che hanno chiesto cosa si può fare per cambiare la situazione, Davigo ha detto che occorre informarsi e manifestare la propria preoccupazione, la propria contrarietà, ricordarsi di essere cittadini e pretendere il rispetto delle regole. L'opinione pubblica deve essere vigile anziché indifferente. Una scelta etica è indispensabile. Occorre fare con fermezza e coraggio quello che si è chiamati a fare, sicuri che agendo così il mondo non potrà che andare meglio. Fausto Cardella ha detto che la corruzione non è un fenomeno soltanto italiano, ma la differenza è che in Italia a volte si fanno opere soltanto per produrre una tangente. Cardella, che ha operato in Umbria per diversi anni e continua ancora a mantenerci la propria residenza, ha fatto rilevare che in Umbria i problemi ci sono, ma a differenza di altre zone, qui la corruzione ha un carattere episodico, circoscritto, non c'è diffusione in tutti i gangli della pubblica amministrazione. Questo dipende, ha spiegato, dall'opera di vigilanza delle forze dell'ordine, ma anche da un vero primato della gente umbra. Come emerso nelle ultime operazioni contro la criminalità organizzata, i cittadini denunciano, non c'è l'omertà riscontrabile in altre zone. L'Umbria è, lo dico con affezione ma anche con la ragione, è una regione meravigliosa e più giro l'Italia più mi confermo in questa situazione. È una regione che ha dei problemi ovviamente come tutti, è una regione che ha le sue criticità, però ha una qualità di vita che è veramente eccezionale. E credo che questo dipenda soprattutto dagli umbri, cioè dalla gente, da voi, diciamo, da come vi comportate. Ecco, qui i cittadini hanno un buon senso della società, adesso non voglio usare paroloni dello Stato, della morale, però sono gente laboriosa e gente seria. All'iniziativa hanno partecipato docenti e studenti dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Marco Polo di Bastia Umbra, dell'Istituto Rosselli Rasetti di Castiglion del Lago, del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi, dell'Istituto Bernardino di Betto, dell'Istituto Tecnologico Statale Alessandro Volta e dell'Istituto Comprensivo Perugia 12 di Ponte San Giovanni e infine l'Istituto Capitini di Perugia. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le emittenti televisive della regione. È disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per l'attenzione, arrivederci.